Fino al 9 settembre a Pescara, il Club Museum in via Nicola Fabrizi ospiterà la mostra Scozzari ride ancora, inaugurata nei giorni scorsi dallo stesso artista. L'antologica dedicata a Filippo Scozzari, scrittore, saggista, illustratore, sempre sperimentatore e innovatore, è un vero e proprio viaggio attraverso le opere a fumetti del più dirompente tra gli autori di quella formidabile stagione del fumetto italiano nella scena controculturale del 77 bolognese. Attraverso 150 opere originali, tra racconti a fumetti ed esperienze editoriali, Scozzari rivela tutta la sua vena umoristica e dissacrante. Il titolo vuole sottolineare il fatto che, al di là dei disastri che ho visto accadere in questi anni e che mi sono industriato di illustrare, disegnare, colorare, non mi rimane che ridere e soprattutto non mi è andato via il gusto del ridersi sopra. Il mio nemico è l'idiozia generale, io combatto contro l'idiozia. Ogni tanto ancora faccio vignette, ma non è il mio campo. Lo spot di un secondo solo non è il mio linguaggio, io preferisco storie lunghe, ragionate. Il mondo attraverso il matita va interpretato, restituito con colori falsificati, per meglio sottolineare la boria del reale. È una interpretazione del mondo in base alla quale tu speri di riuscire a convincere qualcun altro che il mondo non è come quello che ci circonda. Mi insegnarono moltissime cose moltissimi disegnatori underground americani. Siamo alla fine degli anni 60, inizio anni 70. E confrontando con la miseria culturale e di contenuti che veniva proposta dai fumetti dell'ora, questa libertà americana mi sono imposta di tradurla nel mio linguaggio e restituirla a quelli che fino a quel momento si erano cibati solo di Capitan Mickey, Grande Black, Tex. È l'orrore in punta di matita. La mostra è promossa e realizzata dalla Fondazione Pescara Abruzzo e dal Club Museum. Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, spiega che stiamo proponendo al pubblico e ai critici i formidabili anni che hanno fatto la rivoluzione della storia del fumetto italiano, non solo con Andrea Pazienza, Tanino Liberatore, Filippo Scozzari, Tamburini. E la volta, in questo caso proprio di Filippo, con una mostra Scozzari ride ancora, che la dice lunga anche sul personaggio. Un artista che si è divertito molto e che, quando ha provocato polemiche, ha reagito sempre sorridendoci sopra.